diventa una sfida, lo è sempre stata, ha alzato soltanto il livello dell'asticella della sfida. La sfida era ed è soprattutto una sfida sociale, una sfida culturale per questa città, perché c'è bisogno di dare una mossa a una città che in questi anni, l'ho detto in parecchie circostanze, è stata vilipesa da una classe politica, diciamo, non degna di questa città, però come sempre quando qualcuno ha un'azione, se trova una reazione uguale e contraria ha poco spazio, invece questa città, diciamo, ha avuto il torto di subire quasi passivamente queste cose, ma adesso è il tempo di cambiare pagina. Io penso che questi ragazzi, molto più di me, possano dare un contributo decisivo a questo cambio di passo, perché hanno energie fresche, hanno idee fresche, hanno una modalità di approccio alle questioni molto creativo. Qui abbiamo la dimostrazione, stamattina ho detto che questo è un simbolo di un'energia che soprattutto presuppone il lavoro duro, che anzitutto ieri sera a mezzanotte di fare questa cosa qui, ma presuppone anche dedizione, creatività e grande capacità di inventare la riabilitazione, la rigenerazione di luoghi, che è anche rigenerazione di tempi, rigenerazione di persone. Quindi io sono molto fiducioso, so che ci sono delle difficoltà serie, so che ci sono dei problemi seri in questa città, ma so anche che ci sarebbero le energie per risolverle. Si tratta di dare fiducia a queste nuove generazioni, di avere un ruolo, diciamo, che per un verso mette al riparo questi ragazzi dalle impressioni che molto spesso vengono fatte su di loro, e per l'altro verso dia la possibilità a loro di sprigionare queste energie incanalandole nelle situazioni giuste. Io ripeto, rispetto a tante cose negative vedo tanta positività, quindi come la settimana scorsa c'era un bel passo di un librettino che a me ogni tanto piace frequentare, che si chiama Vangelo, che dice: piuttosto che starvi a lamentare della zizzania, fate crescere il grano buono. Noi facciamo crescere il grano buono. Come sta andando invece la sua forza alla Regione Puglia? Il suo impegno rinnovato, ha trovato dei punti in particolare su cui concentrerà il suo impegno? Sì, i punti in particolare sono le direttrici di marcia delle grandi questioni aperte, il nuovo ospedale, l'interamento della ferrovia, gli interventi strutturali sul canalone Ciampetta-Canaggio, la partenza finalmente della questura. E poi ci sono anche le cose piccole ma non meno significative, a partire dalla rete Eurodesk che noi abbiamo attivato ad Andria e vogliamo regionalizzare, a partire dalle questioni relative all'urbanistica tattica, che è un modo molto economico ma anche molto creativo di rimettere la città con aspetti di bellezza. Per esempio il decreto di lancio è destinato ad Andria quasi 300.000 euro per le ciclovie. Questo sarebbe un modo per incentivare la mobilità sostenibile. Abbiamo delle idee di moltiplicare in giro per la Puglia le esperienze dei circoli dei lettori, che sono delle esperienze belle di promozione della cultura del libro, della lettura, che può essere il libro cartaceo ma può essere anche l'ebook. L'importante è che si legga e si crei questo circuito, per cui la sfida non è al ribasso ma è al rialzo, per avere sempre più idee. Io sono convinto che se ci sono idee c'è fermento, se c'è fermento c'è la possibilità di crescere, perché è la stasi il nemico della crescita. Il movimento va sempre bene. Qualche volta può sembrare anche che sia un movimento fine a se stesso, ma va bene anche così, va bene perché scatenare le energie per me è sempre positivo. Il mio impegno parte innanzitutto adesso dal dare un contributo a una causa, perché fare politica significa impegnarsi per far vincere una causa comune, che è la causa di Giovanna Bruno per quanto riguarda le elezioni comunali e del nostro rappresentante nel Consiglio regionale, che è Sabino Pinna. Dopodiché il Consiglio comunale
nasce come luogo di confronto, quindi confrontarsi e portare le istanze dei ragazzi, ma in generale le istanze di chi spesso è stato ignorato in questi anni per esigenze che sono state ritenute, diciamo, di secondo livello, esatto, mi sembra fondamentale per dare voce a chi oggi non ce l'ha e per portare delle istanze nuove, per portare delle idee diverse e imitare dei modelli funzionanti che noi, con i quali veniamo in contatto ogni giorno, che vanno imitati e, perché no, anche copiati. Schierarsi politicamente significa aderire a un progetto. Il progetto di Giovanna Bruno e di Sabino Zinni è un progetto allettante, perché è un progetto che punta a costruire e non a distruggere, punta a portare cambiamento e rinnovamento e non a lasciare le cose così come stanno. Per cui, dal momento, ecco, Sabino diceva io sono giovane, quindi sì, io, vantandomi del fatto di essere giovane, dico che ad Andria vogliamo portare cambiamento, e quindi è evidente e scontato seguire la causa di Sabino Zinni e Giovanna. Oggi forse non vi aspettavate di festeggiare il primo compleanno di Andria Bene in Comune in piena campagna elettorale. Sì, è un bel momento di ricordo e soprattutto è un bel momento per puntare l'accento sul lavoro che Andria Bene in Comune ha fatto in questi 12 mesi, che è stato un lavoro importantissimo per la nostra comunità. Innanzitutto di proposte, di raccolta delle idee che è partita dall'ascolto dei cittadini e che si sono appunto poi trasformate in proposte concrete. Vi invito a riprendere in maniera dettagliata il pavimento di questo non luogo, perché questo era un non luogo che è stato trasformato con un'operazione di urbanismo tattico, urbanistica tattica, in una cosa bella da vedersi. Questa è una delle proposte, per esempio, di Andria Bene in Comune, quando un luogo viene riqualificato senza essere questa riqualificazione invadente o invasiva, ma dà la possibilità ai residenti di appropriarsi, di riappropriarsi di uno spazio e di viverlo in una dimensione diversa, in una dimensione artistica, in una dimensione colorata, in una dimensione anche di condivisione per quanto riguarda la realizzazione, perché per realizzare un'opera del genere ci è voluta appunto l'interazione tra grandi, piccoli, artisti, non artisti, neofiti della cultura artistica in senso stretto. Ecco, una bellissima operazione di cittadinanza attiva. Questo ci piace fare, dai gruppi a sostegno del nostro progetto ci piace prendere le idee migliori, quelle che appunto derivano da uno studio del territorio e che si trasformano in azioni concrete.